iniziativa perché vogliamo comunicare un messaggio politico. I messaggi politici, secondo me, per essere comunicati devono essere semplici. Il nostro messaggio politico che vogliamo comunicare è che la realtà che sta vivendo Prato, che in Toscana non riguarda solo Prato, perché diciamo, il tema di come si governa una società complessa sta allargandosi e diciamocelo francamente, si allargherà sempre di più, che si voglia o che non si voglia, diciamo, la globalizzazione rende il mondo diverso e per dirla diciamo da storico non è nemmeno un processo di così breve durata, perché è un processo che va avanti da qualche secolo. C'è un solo punto sul quale noi vogliamo attaccare e vogliamo su questo attaccare anche il modo in cui ha cominciato questa amministrazione comunale. Noi dobbiamo sapere che una società complessa o la si governa o la si subisce, non c'è altra via. E il tema di una società che vive una forte presenza migrante deve essere governata di più. Non basta né il solidarismo nel quale tante volte noi purtroppo ci siamo cullati facendo degli errori, perché il rispetto delle regole non è un optional in una società matura, ma non vale nemmeno un'idea della società solo repressiva. Sono due strumenti che non governano questo processo. Questo processo si governa e lì ho trovato molto interessante, anche perché che certe cose fossero chiare, diciamo, nel 1300 la lunga, e io, accettando la provocazione che faceva Gian Domenico, voglio finire il mio intervento parlando di un pratese del 1300, noi del quale tra l'altro tra pochino si festeggerà, diciamo, il 600° anniversario, bisognerebbe rileggerlo bene. Io penso che per governare questi processi c'è bisogno di fare, come Pino faceva, un'analisi critica, perché è evidente che il tema della ghettizzazione delle città è un tema che non ha riguardato solo l'Italia e non riguarda solo questa città. Tanto più che effettivamente, come veniva ricordato, l'immigrazione cinese da questo punto di vista è quella più problematica, perché è quella che ha una tendenza più forte alla ghettizzazione. Ma è altrettanto vero che nelle società nelle quali questa, e credo da questo punto di vista il fenomeno più avanzato sia in Inghilterra, cioè è altrettanto vero che anche rispetto a questo bisogna rafforzare la visione di governo, perché è evidente che quelle realtà nelle quali si è fatto qualche passo in avanti in più sono quelle realtà nelle quali i ghetti sono diventati dei luoghi nei quali l'intervento pubblico e lo spazio pubblico si è moltiplicato. Sia quello da perseguire. È stato detto negli interventi precedenti, è stato detto da Mendola, da Rogelis. Io credo che bisogna puntare soprattutto su una strategia di forme di consultazione intermedia, di coinvolgimento delle comunità diverse che sono nel nostro territorio. Questo fino anche a pensare, come diceva Mendola, perché no? Coinvolgerli, perché no pensare a intermediatori culturali come l'architetto cinese quando stiamo pensando alla ristrutturazione di un'area, alla riqualificazione di un'area urbana. Mi piace molto l'iniziativa dell'Ordine del Prato di pensare a delle operazioni artistiche come momenti di partecipazione delle comunità, di rilettura del territorio, dei valori del territorio. Quindi io credo che in questa direzione necessariamente dobbiamo andare. Non è facile, appunto, la comunità cinese, sappiamo, è chiusa, è una delle più difficili, ma è anche una delle più compatte e organizzate. Quindi sicuramente anche per certi versi può essere anche più facilmente, il dialogo può essere anche più facile. Io anche un altro aspetto mi piace pensare, noi saremo impegnati a dare maggiore competitività alla Toscana in futuro, tutti,
E io sono un ottimista, se no non sarei candidata alla vicepresidenza. E io voglio pensare che effettivamente ci possono essere delle grandi invece sinergie nella presenza di questa comunità straniera a Prato. Vedete, io sono anche pratese, sono fiorentina, ma la famiglia mio padre, mia madre ha contribuito alla storia del tessile pratese. E vivo, finora ho lavorato in un'azienda che è allo Smannolo, quindi vivo la realtà della Chinatown fiorentina, con tutti i disagi e con tutte anche le obiezioni, le critiche, però quello che io ammiro di questa comunità è questa incredibile industriosità, spesso purtroppo al di là delle regole e della legalità, ma però questa incredibile, la curiosità e l'industriosità che tanto mi richiama quella cultura pratese dell'origine industriale di questo territorio e che io credo veramente, spero che in una contaminazione possa esserci tanto di buono invece. E quindi con questo direi lascio la parola a Enrico Rossi per conclusione.